Molto bene. Voi non immaginate neanche, ma questa. È sempre positivo, perché bene che vada impariamo. Bene che Esatto. vada mi fa, è sempre bene, mi fa da nanna. Voi non immaginate, ma questi ripassi pazzeschi, questi ripassoni meravigliosi di fisica, li sto facendo dal mare con due signore, se tu sei vicino a me, che stanno facendo lezioni di fisica e praticamente stanno imparando fisica. Giustamente la signora diceva, due sono le cose, o mi fai da sonnifero oppure divento un fisico anch'io in un pomeriggio. Allora, bene, puntata numero 2, partiamo, molto bene, quello che vedete dietro, come al solito, è il mare della Puglia. Video di oggi. Naturalmente noi dobbiamo adesso switchare, come ho detto i video cambiano argomento e io mi dedico oggi alla termologia e calorimetria. So cose serie, ragazzi, attenzione. Mantenetevi forti. Prima di partire col ripasso, io vi ricordo queste cose velocemente, le ho già dette nel video di prima, quindi le dico di nuovo. Il mio oggi è un percorso generale sulla termologia e calorimetria. Ci sono un sacco di cose da dire su questi due argomenti e su questi argomenti, su questo capitolo. Io dirò alcune cose e vi linkerò alcuni video pazzeschi che ho fatto. Ma non è tutto. Se manca qualcosa, commenta e scrivimelo che manca. Dimmelo perché magari ti faccio un video a parte. Che ne so, sono a mare, così, fra un bagno e l'altro. Se cercate un argomento in particolare e lo volete trovare subito, scrivetelo seguito dalla fisica che ci piace. Faccio un esempio: tu cerchi che ti devo dire? Propagazione del calore. Allora scrivi propagazione del calore, la fisica che ci piace. Pam! Ti zomperà all'aria subito il video che io ho fatto, se l'ho fatto, perché il 99% dei video io li ho fatti, ma non li metto tutti nelle playlist. Quindi ti prego, scrivi più che cercare nelle playlist. Condividi questi video. Sii altruista, perché molti mi scoprono troppo tardi e questo mi fa male al cuore. E commenta questo video, l'ho già detto, quindi non lo dico più. Molto bene, partiamo. Allora, cominciamo col parlare della dilatazione lineare. Il fenomeno della dilatazione riguarda tutti gli stati della materia quando un solido è sottoposto a un cambiamento di temperatura, si dilata, cioè le sue dimensioni cambiano. In particolare, io mi sono occupato tempo fa della dilatazione lineare, che riguarda solamente i solidi. Perché parliamo di dilatazione lineare? Perché un solido ha tre dimensioni, ovviamente. Se una delle tre è molto maggiore delle altre due, pensate a un binario, per esempio, allora possiamo assumere che la dilatazione in quella dimensione sia molto maggiore che nelle altre due. E allora parliamo di dilatazione lineare. Bellissimo. Quindi delta L. Io ho fatto un video sulla dilatazione lineare e credo alla fine del video di aver risolto anche un problema. Molto utile per l'esame, quindi se state facendo un recupero di debito, farete un esame scritto o farete un orale. Sarà fantastico in un caso o nell'altro. Video che ha avuto tanto successo, facciamolo insieme. 1, 2, 3, ding! Guardatelo qua. Ecco, ne parlavo prima, la propagazione del calore. Come si propaga il calore? Il calore si propaga in tre maniere. Per conduzione, per convezione e per irraggiamento. Il sole sta irraggiando calore. Se io tocco, io sento il calore della mia pelle. La mia pelle sta irraggiando il calore, ma attraverso la mia pelle il calore viene condotto e si muove. Un termosifone all'interno c'ha l'acqua. Quando accendi il termosifone, l'acqua inizia a muoversi e il calore comincia a muoversi e si propaga per convezione. Infatti si parla di moti convettivi quando un liquido si muove. Io ho trattato questo argomento in maniera specifica. In particolare ho approfondito tempo fa in una live la formula della conduzione, come fare i problemini simpatichini sulla conduzione. Se vuoi rivedere quel problema, propagazione, scusatemi, quel video, propagazione del calore, riguardalo qua. Ding! La signora dirà, ma perché quello fa così? Perché poi nel video compare il link qua sopra, quindi una cosa fantastica. Grazie YouTube. Capacità termica, calore specifico, legge della termologia, tutto in un'unica botta. Che cos'è la capacità termica e che cos'è il calore specifico? Sono due cose diverse. Sono due cose diverse.
molti le confondono. Sono due grandezze diverse anche nelle unità di misura. E che cos'è la legge della termologia? Una formula che mette insieme questi concetti. Riguarda questi tre argomenti in un video piccolino, se non ricordo male, meno di 10 minuti. Guardalo qua. Tan 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 pam. E poi l'ultimo video che ho realizzato, secondo me meno di un anno fa, sui cosiddetti passaggi di stato. Che cos'è un passaggio di stato? O meglio, quando avviene il passaggio di stato? Quando hai un materiale, ad esempio, che si presenta allo stato solido, gli fornisci dell'energia, quel pacchetto energetico che stai fornendo è tale da rompere i legami e da far diventare quel solido liquido. C'è il cosiddetto passaggio di stato. Stati della materia sono tre: liquido, solido, liquido e aereiforme. Possiamo avere però più passaggi, perché possiamo avere passaggi di stato lati, per esempio fra solido e aereiforme o fra aereiforme e solido. Nella live che sto per allegarti ho anche spiegato la formula per calcolare questa quantità di energia necessaria per far avvenire il passaggio di stato. Se ti sei perso questa fantastica live che ho fatto un po' di tempo fa, riguardala qua, con il mare, con il sole, con il vento, pam, guarda la live e buon divertimento. Vabbè, devo fare la rima, ho fatto la rima. Abbiamo esaurito tutti gli argomenti sulla termologia e sulla calorimetria? Assolutamente no, chissà quant'altra roba c'è da fare e da discutere. Mi vuoi chiedere una cosa in particolare? Scrivila nei commenti. C'è un problema che devi risolvere e che non riesci a fare? Scrivilo nei commenti, condividiamolo. Magari anche altri partecipano a questa discussione. Sei agitato per questo esame che devi fare? Scrivilo nei commenti. Farai un esame scritto, orale o entrambi? Scrivi anche questo, perché noi siamo curiosi. Io sono curioso, per esempio, di vedere quanti tipi di esami vengono fatti a scuola e come i professori vi stressano. Molto bene. Guardatevi il mare, facciamo 5-10 minuti, 10 secondi di pausa, così sentiamo i suoni. Che bello, bellissimo. Domani saremo capaci di trasferire la conoscenza con il silenzio, solo guardandoci. Blade Runner, parte seconda. Ci vediamo la prossima volta, ragazzi. Mi raccomando, studiate, non vi stressate.